Buongiorno amici, le facce sconvolte, senza aver neanche piastrati i capelli, vabbè. E benvenuti e bentornati sul, bentornati sul nostro canale e benvenuti in un nuovo video, quinto giorno qui a Bucarest, in Romania. Cosa stiamo andando a fare? Stiamo andando a fare innanzitutto colazione. Anche se ho visto che il posto dove dobbiamo andare deve ancora aprire, quindi prima ci faremo un giretto, vedremo qualche souvenir e poi faremo colazione e poi non lo so che cosa faremo, se pranzeremo, un giretto, sì vabbè certo, l'ultimo giorno alla fine va sempre così. Quindi niente, ci vediamo dopo, lasciate un like a questo video, commentate, iscrivetevi al canale, tutte le solite cose e ci vediamo dopo. Mi viene a salutare e non mi esce. Che cosa? Mi viene a salutare e come hai fatto? E ci... Ho detto ma che era? Rilanciava di casa la mia voce, ma... Cioè, è ormai... È leggermente andata via. È partita pure lei, ha preso l'aereo, se n'è andata. Mamma mia. No, ma... sta distante ragazzi, perché qui mi ammala pure a me. No, veramente, cioè ragazzi, io ribadiamo, se venite a Bucarest in pieno inverno, vestitevi a strati, in modo da spogliarvi strato per strato, perché sennò veramente morite. Voi dite, soprattutto se avete un appartamento come il nostro che è un forno. Cioè... No, perché almeno non mi funziona più nemmeno il termosifone. Gli sta antipatico. Ah, non lo so, su due notti. Porco no. Vabbè, meglio, almeno rifiati un po'. Sì, però, beh, no, meglio, sono troppo attufata. Mamma mia. E niente, adesso andiamo a cercare un exchange perché la ciccia deve cambiare altri pochi soldini. Io sono rimasta con 55 euro per tutto oggi, va bene. E da questi qua ci devo fare colazione, souvenir, colazione, e il coso per l'aeroporto, quindi non lo so, vediamo. E niente, ci vediamo dopo. Vabbè, questa la fotografo lì da me, proprio due. Emanuela si dilemma sui soldi. Sì, ci si capisce il cazzo, non capisco i soldi rumeni, raga. Non capisco più quelli albanesi. Vabbè, non è che era difficile, 100 lek un euro. Sì, ma cioè, l'avevo già capito subito, questi lo so, non si capiscono. Adesso andiamo a fare colazione qua. Da cioccolocco. Molto molto carino. Per me un po' tutte e due, io. No, da borsa io. No, io la sciupa mi ricordo. Comunque, esatto. Ragazzi, la voce se ne sta riandando e vai, niente. Vai, viene, perché e non si copre lei, vedi, io sono come... E niente, ragazzi, volevamo prendere un po' di snack, ma... Poco e niente. Cioè, abbiamo trovato due tipi di questi e due tipi di tortizie abbiamo preso, cioè, quindi fondamentalmente...
due cose, che non ci sta tanta roba, tutta roba che fondamentalmente c'è anche a Roma e quindi non ha senso, un po' come lo dicevamo pure per l'Albania, no? Cioè di proprio tipico, perlomeno in Albania qualcosa in più abbiamo trovato, l'avete visto, ma qua proprio pochissime pochissime cose. E niente, adesso torniamo su, ci prepariamo le ultime cose prima di lasciare la stanza, l'appartamento, e niente, ci rivediamo dopo. Hai deciso di traslocare, di fare qualcosa? Qualcosa? Che ha deciso di traslocare? Se fa un bordello. Ha fatto un bordello. Vabbè, c'ha ragione, è pure troppo poco per te. Farei una bimba che sta in attesa della merenda. Non è vero. No, so, mangiate l'altro sfilatino di Luca. Beh, porco tu. Oddio. Non te ne prendi un altro prima di andare via? No, c'ho quello là ancora. C'ho ancora il panino. Quello vabbè. Eh sì, perché io arrivo non commento. Ceno, quindi... Perché arrivo da tardi? No, io ceno. Ma io no, perché sono due mattina moro quando mi alzo. Porco due regali, c'ha la sveglia. Alle... Tipo alle 7:30. Mamma mia. È morta. Solo il pensiero. È morta già al pensiero. Sì, che devo arrivare alle 7:30 fino alle 9 di sera. Mamma mia, regà. Più di 12 ore. Cioè, due, anzi, no, 12 ore tonde tonde. Sì, 2 ore di pausa, quindi ho 10 ore di lavoro. Cioè, capito? Su 10 ore di lavoro, 2 ore di pausa, sono tantissime. Oh, un po' spezzato, re. Aiuto! Ah. Eccolo i tarmi. Che capelli. I tua? Perché i mia? Ma tu l'ho detto, assomiglia la stoppa quella. Così. Quella degli idraulici. Senti, ma che voce. Mamma mia. E niente. Ragazzi, voi potete vedere quante valigie. Questa è Emanuela quando è tornata al Giappone. Sicuramente. Ed è finito il viaggio. Dopo la di 5 giorni. Ed Emanuela deve andare a lavorare. No, fa male. Tirami la busta di Luca, almeno. Tanto te ne smagna di pochi. Fatte un altro sfilatino. Mannaggia. E niente. Si sta all'aeroporto. Sulla via del ritorno. Il check-in fra 40 minuti. La voce che mi sta abbandonando di nuovo. Eh? Eh sì. Dimmi qual è che non dà problemi, non è che se prendi all'Italia è assicurato che c'ha problemi. Capito? Questo c'era, contentati. Che disagio. Arrivo a casa e faccio una piastra. Emanuela va a lavorare. Manco il tempo devo usare le valigie, va a lavorare. Faccio adesso, cioè quando torni, direttamente. Così c'hai il Giappone pagato. Un giorno 5.000 euro. Beh sì. Siamo sulla via di ritorno, ragazzi. Incontro la valigia la prossima mia. Quella è la prossima valigia della Roscia, ragazzi. Te la fai subito? Oh. Te la compri subito? Non è che ti entrerà molto, però. Siamo un po' di
sei rifatto il filler naturale qui a Bucarest. Oh, so, labbrone sotto. Dai, che c'ho al labbro? Non è gonfio. È più è rimpolpante sto rossetto, che ne so. Non lo so, probabile. È perché da. Non mi ne credo. E niente ragazzi, siamo in aeroporto in attesa dell'apertura del. E sto per morire. Sì, fa caldissimo. Mamma mia, non parte di testa per caso. Cioè, mamma mia. Infatti mi raccomando ragazzi, non partite con le magliette termiche sotto come ho fatto io all'andata perché morite. Io ve l'ho detto. Ma che termica? No, ma infatti. Basta per la montagna la termica. No, ma perché io pensavo lì facesse più freddo, quindi ho detto parto premunita. Beh, i primi giorni faceva molto freddo, i primi due giorni. Sì, ma era non era da maglietta termica sotto, sono sincera. Cioè io a Budapest ho sentito molto più freddo. Beh, io no, io ho sentito abbastanza freddo. L'ho sentito siamo, molto. Siamo andati a su al in Transilvania. Vabbè sì, raga. Lì sì, però nel, togliendo lì, sì, dico, lì bello. Togliendo quello, togliendo la Transilvania, dico in città. No, basta il giacchetto. L'ho percepito molto di più a Budapest il freddo. Cioè qua non l'ho patito tanto. Cioè mi ricordo da Budapest l'ho sofferto molto di più, specialmente l'ultima sera. Non so se vuoi invernare sul. Vabbè, forse perché c'era l'umidità del fiume, del Danubio. Non lo so, infatti lì. Vabbè. E niente, quindi stiamo qui aspettando che. Io parto che ho i stivaletti da neve addosso, ragazzi. Che non entro in grigia e mi servivano per solo. Purtroppo il brutto di partire con il bagaglio a mano, o meglio ancora solamente con lo zaino, uno si deve adattare a questo. E vabbè, niente. Ci rivedremo direttamente su in aereo appena apre il gate. E. Cioè il gate, vabbè, là. E niente, ci vediamo dopo. Il pilota è una donna, no? Come si dice? Donna al volante, pericolo costante. Donna in aereo? Come lo traducete? Lei mi ha visto cose Hemsworth a sto giro a Budapest, come a Budapest il momento le porti via il coso e l'antepliance che faccio, pensavo a te ributtata dall'aereo che volevi provare l'ebbrezza del bungee jumping, ma hai già detto che volevi fare, no? Io non ti do 1 milione di euro, lo fa. Ma cosa ne è da 100.000? Cioè. 1 milione di euro sono più di 100.000. Ne piace più da 1 miliardo. Che stanchezza, ragazzi. Emi, sai che sei stanca? Sbarcati a Roma purtroppo e niente, quindi questa serie di video su Bucarest finisce qui, si conclude qui, speriamo che vi sia piaciuta, speriamo che vi piaccia Bucarest quando l'andrete a visitare, se l'andrete a visitare, vi ricordiamo di lasciare un bel like al video, commentare, iscrivervi al canale, seguirci sui social, tutte le cose e noi ci vediamo alla prossima meta, mandiamo un bacio.